Al polo italico gli uomini e le donne si baciano, è giorno. Di sera ci si baciano gli uomini e gli uomini. Ecco, i grandi di José, noi non vogliamo più essere marginati in queste periferie, in questi luoghi di perdizione, al buio. Il tragico cos'è? È che è noi che ci riappropriamo della città, noi vogliamo amarci alla luce del sole di giorno, non di notte. E questa mi sembra una cosa molto importante. Il tragico, diciamo così, è un, innanzitutto è una manifestazione politica. Smettiamo di descriverla come un carnevale, veramente. Ho rispetto per il carnevale, ma il Pride è innanzitutto una rivendicazione di diritti, dei diritti che sono cresciuti con noi. Non abbiamo ottenuto niente in questi 30 anni, però i diritti che danno diritto con la D maiuscola di questi emarginati profughi sono diventati diritti importanti e che sono ormai riconosciuti da tutti alla pari con gli altri diritti non riconosciuti. E questo è anche la, come è stato sottolineato da tutti, anche la grande forza di questo Pride, che è la carta di tutti i diritti non riconosciuti. Ed è la particolare, guardate che non succede nella società italiana. Questa Palermo è sempre stata all'avanguardia, dobbiamo dire, a Palermo è nato l'Arcigay, il primo singolo Arcigay, c'è stata una meravigliosa manifestazione. Purtroppo devo parlare sempre di lei, ma che volete, di devo parlare. E Palermo è un laboratorio politico nuovo che nessuno ha sottolineato. Io mi ricordo soprattutto alla stampa, perché in qualche modo minimizza i nostri sforzi. Vorrei citare le 1000 persone che Repubblica ha citato 2 anni fa, in quel Pride in cui la questura diceva che eravamo 15.000, oppure gli articoli veramente di basso livello che sono poi sul Pride, quando il Pride è una realtà estremamente fondamentale per questa città. E il Pride si svolge naturalmente con i nostri modi, con i nostri modi di gioia, di rivendicazione, ma con grande creatività e con grande emozione. Questo coinvolge tutta la città, chiunque ha qualcosa da dimenticare, il Pride è la casa di tutti i diritti. E questo avviene, quei giorni c'è un'emozione, se voi partecipate al Pride c'è una carica di energia che veramente si propaga dall'uno all'altro ed è qualcosa di meraviglioso. E la gente che sta ancora fuori, purtroppo, non ha la forza di entrare dentro, rimane sconvolta da questa energia che ci vuole. Quindi non premianizziamo il Pride, vorrei dire un'altra cosa. Diciamo un altro luogo comune, il fatto che vogliamo parlare dei transessuali, diciamo delle transessuali che sono sempre, diciamo, discriminate anche all'interno del Pride. Si dà la colpa alle transessuali del fatto che qualcuno mostra il proprio corpo, ma questo non può essere decontestualizzato, perché il Pride è un arcipelago di tante identità. E quell'identità nuda ci sta anche bene, perché è una rivendicazione del proprio corpo, della propria anima, di un proprio corpo negato e di ripenso ogni giorno. E quindi non puoi tu focalizzare la tua attenzione su un fatto che è un fatto politico, perché le persone non lo fanno per essere soliti, lo fanno perché è un atto politico mostrare il proprio corpo. E dico alla stampa, non potete strumentalizzare quella cosa, perché il Pride è un arcipelago di identità, tutte condivise, e io condivido anche il nudo, se possibile, perché dobbiamo smettere di essere bigotti e clericali in questo nostro paese. Non so quali possono essere le riflessioni, tu lo fai perché per spirito cooperativo, perché tu sei della categoria del transessuale, io voglio mentire assolutamente questo, però io non sono un transessuale o una transessuale, come sarebbe più giusto dire, perché io mi colloco al centro, tra i due estremi del maschile e del femminile, io mi colloco esattamente al centro, quindi non ho da transitare in tipo.
vogliamo dirlo successivamente, sono come l'UDC. Quindi, che dire, ho detto quasi tutto, ecco, vorrei fare una dedica a questo Pride, perché sono 20 anni visitando da queste strade orrende che sono deturpato tutti quanti, vorrei dedicare questo Pride a Falcone, Borsellino, a tutti gli uomini che sono morti. E quindi e poi c'è un'altra persona a cui vorrei dedicare questo Pride, che è un bambino che io seguo attraverso il racconto di una maestra, che è mia amica, e di cui non vorrei fare né il nome, né il luogo dove abita, né se non diciamo, lasciarlo fuori, no? Ma è simbolico questo bambino. È un bambino che io chiamerei Andrea, perché questo è un nome di una figlia che è femminile. E che questa maestra coltiva con particolare attenzione, perché è un bambino che vede che è diverso dagli altri. È diverso dagli altri perché non gioca con i bambini, ma gioca di più con le bambine. E poi, diciamo così, si veste da quando fanno dei giochi, lui fa il gioco della Madonna. Si veste con la Madonna, con il prego. E io chiedo ogni giorno come va questo bambino, perché la storia di questo bambino è la storia di tutti noi. E quel bambino scoprirà di essere nato prima o poi in un mondo sbagliato, perché i genitori non saranno in grado di accogliere la sua favolosità, la sua grande e meravigliosa favolosità, e in qualche modo verrà deturpato, la sua anima dovrà, diciamo così, venire a patti con la normalità, ecco. Noi siamo qui anche per quei bambini, chissà quanti ce ne sono, e vogliamo che crescano in un nuovo mondo, e questa è la nostra missione, grazie. Abbiamo dimenticato la CGI e le GPT sordi, che sono una forza importante, e scusate. Siete benvenuti, ma per noi siete i primi, grazie. Il percorso, naturalmente, del Pride, a cui invitiamo tutti, sarà sabato 23 giugno, e il percorso appunto dal Foro Italico, Corso Vittorio Emanuele, via Roma, Piazza dello Sturzo, via Turati, Politeama, con Lucina Ramà. Grazie.